Bella a tutti ragazzuoli, ed eccoci qui con questo nuovo video che carico sulla community Otrus Network. Ringrazio tutto lo staff, anche se non ne conosco, cioè non so chi, quanti ne siano, ma sono stati gentilissimi perché io li ho contattati, loro mi hanno per la partner principalmente. Che poi ho avuto dei problemi e non ho potuto ricevere la loro parte perché già ce n'avevo una e a me è insaputa, non si può eliminare una parte. Vabbè, queste cose qua è inutile che ve le metto a raccontare. Però io gli ho chiesto se potevano caricare un mio video. Loro hanno detto sì, certo, mandaci un bel video e noi vediamo se caricarlo. Allora io subito, appena mi hanno detto che caricherebbero un mio video, io ho mandato un messaggio e cioè lo sto registrando ora. È veri se muore quello. Beh, userò, sono in live naturalmente, e volevo parlarvi un poco del mio canale, che lo concentrerò, io lo concentro su live e poche volte commentari, oppure tratto di giochi molto inusuali. Al momento ci sono varie serie sul mio canale che vabbè annuncerò nel prossimo video che caricherò, perché devo annunciare ancora che ho avuto la partner, devo annunciare il fatto che ho raggiunto i oramai 300 e passi iscritti, cioè quindi è un gran traguardo, e mando questo video qui per farmi conoscere a un pubblico più vasto di videogiocatori e di amanti del bel gioco, cosa che io non so fare. E comunque volevo parlarvi delle novità che in questi giorni ci sono state su Black Ops 2, e in particolare O Double, bella lì, e in particolare le mimetiche nuove. Allora, io le ho guardate, sono molto carine, solamente che se si va a fare il calcolo costano 2 euro l'una, e io sinceramente ho 2 euro per una mimetica, una, non tutte, una non li spenderei, cioè poi alla fine sicuramente li spenderò, però ragazzi, secondo me la Treyarch vuole farsi troppi soldi su queste cose. Io già le ho provate, cioè già le ho viste le mimetiche nuove, quindi vi dico che non posso dirvi che nessuno se le comprerà, perché no, peccato. E vabbè, ora sto usando questa classe con l'XPR perché mi manca l'ultimo cecchino che devo rarare. E no, è l'ultimo cecchino che mi manca per orrare, per fare le mimetiche diamantate. Come ho fatto a non ucciderlo? Non so neanche io. E comunque, per chi mi segue, sa che i miei live sono molto divertenti. Madonna mia, questo. E tratto principalmente live divertenti perché non sono il più grande tiratore di, cioè non faccio spesso belle partite, mi capitano, certo, come penso che capitano un po' a tutti, però non sono il tipo che le fa sempre, tipo in una settimana ne fa 2 o 3. Se mi esce la buona partita io la metto sul mio canale, ma è più difficile trovare una bella partita sul mio canale che andare nel deserto e trovare un pozzo d'acqua. Va bene, queste metafore molto molto divertenti. E vabbè, comunque vi invito a passare sul mio canale e di iscrivervi. C'ho anche una pagina Facebook e se vi piacciono i miei video, vi prego, iscrivetevi, lasciate un commento nei miei video, passate. Visto che devo convincervi a passare sul mio canale, vi dico un po' le serie che attualmente sto facendo sul mio canale. Allora, la serie principale è quella cioè, veramente non ce l'ho ancora sul principale. Nel prossimo video che carico sul mio canale annuncio il fatto che alcune serie se ne andando un po' a cagare. Hitmarker da 2 centimetri. Molte serie se ne andando un po' a cagare, tipo quella di FIFA, che era un road to la migliore squadra possibile immaginabile, e ne farò uno sul road to commander, tipo, che ne so, vincere tornei,
vincere stagioni molto velocemente, come farsi squadre a poco prezzo buone, anzi ottime, perché quello mi riesce molto bene. Poi come le uso sono cose a parte, cioè bisogna essere bravi, certo, non, anche se c'è Messi, eccetera. Se non sai giocare è inutile, cioè, e anche se sei una merda, è la stessa cosa, quindi è inutile che mi metta a spiegare perché alcune volte i giocatori mi dicano: no, ma questi giocatori fanno schifo. Cioè, io vi consiglio, secondo me, quali sono i miei giocatori. Quindi ci sarà questa serie sul mio canale, Road to Commander, dove farò apro pacchetti, cerco di vincere tornei anche se non è il mio forte. Vi farò questi video molto random. E comunque, poi su Black Ops c'ho questa serie che era Road to Commander, questa, giusto? Però visto che diciamo che Road to Commander ne sono a miliardi, gli spiegano come fare più punti. Io sinceramente gioco con i miei amici di solito, cioè ora sto facendo il live e quindi gioco da solo, ma di solito gioco con i miei amici. Comunque la partita finisce 12-14, una mezza schifezza. E comunque, quindi ci sarà questo live Road to Mimetica Diamantata, ragazzi, che è una cosa molto figa. Ora mi farò quella dei cicchini, delle mitragliette, che mi mancano poche armi, quindi già è iniziata da parte, cioè diciamo una cosa già iniziata da me. Però le porto con queste partite usando l'XPR, ad esempio ora sto usando l'XPR. Poi vedete, mi mancano la Keycom, il Pacere, la Vector e vabbè, molte armi così molto random. Poi ci saranno tutte le armi, eccetera. E vabbè, e poi c'ho una serie Road to Infarto, che sono i giochi horror, quelli là che tipo ho caricato un video di Slender, che mi sono cagato abbastanza sotto, e lo faccio con mio fratello piccolino, che si caga più sotto di me, cioè normalmente è il contrario. Beh, comunque ringrazio al network per aver deciso di caricare questo video, perché se lo state vedendo questo vuol dire. E vi lascio, vi saluto, e passate sul mio canale e iscrivetevi. Bella.